Esperienza all'estero, com'è andata? L'esperienza è stata un'esperienza molto interessante perché ho imparato la metodologia di lavoro del Torino, ho visto com'è il calcio in altre nazioni e ho potuto imparare direttamente dagli allenatori e direttori sportivi del Torino e anche da questa esperienza posso apprezzare quanto di buono facciamo in Italia, visto che dalle altre parti del mondo il calcio è concepito in una maniera molto diversa. Quindi ritorni qui al piano top. Ora vediamo, sono venuto oggi a dare una mano perché mancava l'allenatore, sono tornato da poco, da 3-4 giorni e vediamo un po' come va la situazione, ecco. Per quanto riguarda proprio il tuo lavoro, tu fai il preparatore dei portieri. Io ho fatto il preparatore dei portieri per diversi anni, ora però cambio perché ho il patentino UEFA B da allenatore, sono già 2-3 anni che ho cambiato perché ad Arezzo purtroppo nessuno ci dà la possibilità di avere il patentino. E la federazione non fa i corsi, quindi noi non possiamo più esercitare la professione con le nuove regole. Quindi mi sto adattando e ho cambiato ruolo da 2 o 3 anni. Quindi quali sono a questo punto le tue aspettative? Le mie aspettative sono magari ora di vedere di riuscire a trovare un'altra academy di lavoro da qualche altra parte del mondo, magari dove ci sono dei visti un po' più facili da ottenere per lavoro, di continuare a viaggiare e di cercare di fare l'allenatore. Anche E di poter perché imparare il più possibile. per andare all'estero c'è questa, come dire, questa crisi sanitaria che un pochino ci blocca. Eh sì, diciamo che in Russia la concepiscono in un altro modo, però per passare le frontiere adesso è veramente, veramente molto difficile ottenere i visti. Purtroppo non è più come 5-6 anni fa. È molto, molto più difficile. Però bisogna, come dire, persistere. Eh sì, quello sicuramente. Ci si prova. Ci si prova e si cerca di dare il massimo sempre. Grazie.